Buongiorno, bentornati sul mio canale. Guardate che meraviglia questo bosco dove sto facendo una passeggiata. Si sentono gli uccellini. E questo qui è il mio personal trainer. Che mi sta facendo fare un giro. In questa meraviglia. Poi vi dico anche dove sto, eh? Ma adesso avevo piacere di farvi vedere il panorama. Che meraviglia di panorama. E i profumi sono meravigliosi. E si sta freschissimi. Io penso che entro un po' il mio trainer mi accanna perché dice che vado piano. Siamo stati disturbati da un'orda di motociclisti e quindi non si sentivano più i rumori della natura. Per cui abbiamo aspettato un po', probabilmente i motociclisti sono andati a pranzo. Guardate che meraviglia. E dopo aver camminato per un'ora e mezza e percorso 3 km e 9, poi adesso vi faccio vedere come, questi sono i ruderi dell'eremo di Sant'Angelo in Lacu. Sono crollate tantissime strutture. Qui non c'è più nulla praticamente. Ma per arrivare qua, ragazzi miei, il percorso, dire che è accidentato è dire poco. Direi. Però una bella soddisfazione. Ed ecco il mio personal trainer che fa questo lavoro. Mangiamo? Il mio personal trainer ha fame? Mangiamo, mangiamo, dai. Questa invece è una struttura molto particolare. Un tempo era coperta e sembra che fosse un luogo per isolarsi e meditare. O pregare. Purtroppo, durante la Seconda Guerra Mondiale, i soldati tedeschi lo hanno scoperchiato e lo hanno trasformato in una postazione per le mitragliatrici. Ecco qua, infatti. È un ottimo punto di osservazione e ovviamente di attacco. Ecco, sono entrata, ho sceso questi piccoli gradini e come si vede qui manca completamente il soffitto per cui ci si affaccia ed è un ottimo punto per difendere un accampamento. Ecco qui dall'altra parte, così vedono le tracce di ciò che c'era. È stato completamente scoperchiato.
Yeah, ok, allora, Amici. prima parte della giornata, eremo, Sant'Angelo in Laco, abbiamo finito il primo giro, piuttosto fastidioso, eh? No, dai. Vabbè, diciamo trekking estremo, vai. Trekking estremo, ok. Più che altro il bosco è ceduo e quindi bisogna superare asperità di ogni tipo. E adesso ce ne torniamo per la via degli stupidi, che sarebbe quella facile. La via degli stupidi, ok. Andiamo. Ed ecco il bellissimo panorama del lago. Vi faccio vedere dove stavamo noi. Stavamo qua giù. E siamo saliti a fare questo trekking estremo. E adesso ce ne andiamo di là. Sperando di tornare, non perderci. Sperando di tornare e non perderci. Vabbè, Nicola, perlomeno ci perdiamo in due, ci facciamo compagnia. Amici, la nostra escursione è finita. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere un like e a seguirmi. Ciao da Paola e da Nicola. Ciao a tutti.